abito lo chiedere. Saluto. Due secondi, cazzo. Due. Sorpresa. No, no, no. Travis, tu hai rubato l'auto di Nakai-san. Volevi una carrozzeria bilanciata e perfetta? Eccola qui. Gli hai rubato l'auto! Ehi, non sono un ladro. Quando ha visto il tuo lavoro, Nakai mi ha chiamato. Gli interessa e credo di riuscire a portarlo qui. Ma prima che venga, tu devi fare pratica sul suo capolavoro. Bisogna studiare il dipinto per conoscere il pittore. È chiaro adesso? Ti fai un giro con l'auto di Nakai per scoprire tutti i suoi segreti. Non sapevo che lo conoscessi di persona. Nakai, Obama, il Dalai Lama. Siete in gamba, ragazzi. Ma adesso siamo a un altro livello. Se non dominate quel capolavoro, resterete degli apprendisti. Coraggio. È la vostra chance. Prima tocca a me. Ci vediamo fuori, ok? Devi essere più veloce! Ma... ah... e va bene. Andiamo, voglio vedere cosa sa fare l'auto di Nakai-san. Tira fuori i cosiddetti e vieni qui. Sta arrivando, non ti preoccupare. Così potrai ammirarmi da lontano. Da lontano? Tu forse da lontano. Ma questi sono i dettagli, non ti preoccupare. Troia. L'ho presa male. Per questo ti è andata bene. Cazzo. Sono io il più forte. Porca troia, ho sbagliato strada, cazzo. Non ti sto capendo più niente, Ma cos'è qua? Cosa sta succedendo? Mi la dobbiamo far rifare la gara. Mi dispiace perché non so nemmeno io la strada. Che cazzo è successo in quella strada lì? Porca troia. Queste cose non dovrebbero succedere. Altrimenti il prezzo da pagare è troppo alto.
Oh, alla perfezione l'ho presa. L'ho presa alla perfezione quella. Una sì e due no però. E vabbè. L'importante è che non mi faccia recuperare. Cazzo, non ha girato. Porca troia, Amy. Passa dietro, bella. Polizia di merda. Sembra il momento sbagliato nel posto sbagliato. Porca puttana, Amy. Per miracolo hai vinto. Ringrazia la polizia di merda, vai. Ma vedi che avresti anche perso, eh? La mia macchina è più veloce di questa scatoletta. È inutile che fai così. Ok, vediamo se riesci a guidare un'auto come questa. Veramente hai dubbi. Vabbè, te le dimostrerò. Dopo tutto questo tempo ancora dubbi hai. Lo ribadisco, quest'auto fa cagare rispetto alla mia. Solo 320 km orari? Porca troia. Lo ripeto, quest'auto rispetto alla mia è lenta. Anche se ti ho bruciato, Amy. Non si sa per quale motivo, davvero è una macchina così lenta. Ok, amico, vediamo come te la cavi. Ok, io sono pronto. Ho fatto perdere tutti i punti. Porca troia. Poi questa cazzo di auto. No, devo cambiare auto.
Non è possibile giocare. Porca troia! Come cazzo devo deparare con quest'auto? È bruttissima! Come cazzo fai? E questa meno... Mi dispiace, ma io... Vado a cambiare auto, raga. Non è possibile così. Senti, Robin. Devi fare una scelta. Lo so... È solo... Che non voglio ferirlo. Ok, parliamone dopo. Allora, novellino, sentito? Travis ha qualcosa per noi. Forse qualcosa di grosso, chissà. Amy, ci sentiamo per parlare di quello. Sì, certo. Fammi sistemare qui e ti chiamo. Bene. Ma di che cosa dovete parlare? Amico, devi portare le chiappe al garage. Ci sarà Travis in trance zen. Vabbè, arrivo al garage. Ciao. Il bilanciamento è tutto. Parti dall'anima e il corpo segue, amico. Guarda queste macchine. L'errore sta nel vedere solo la tecnica, la meccanica. Ma per cambiare gioco ci serve una visione. Dobbiamo essere artisti. E come ogni autentico artista, iniziamo sempre dall'interno. Il motore è il cuore. E solo quando il motore è messo a punto perfettamente, pensiamo a cosa lo tiene ancorato all'asfalto. Travis ci fa incontrare un fornitore top, ricambi speciali per quell'ultimo 10%. Ho visto Nakai-san al lavoro una volta. Ci ha messo 4 ore solo per installare un unico parafango. 4 ore? La gente va e viene. La perfezione non è mai stata per le persone mediocri. Ma per Nakai-san, ogni pannello era come una pennellata. Era un'opera d'arte. È per questo che ho paura che non verrà. Non temere. Arriverà. Tu dici? Ora con la Ferrari ve lo far vedere. Cazzo, partiamo veramente male. Cinquantamila volte meglio. Porca troia, raga, che cazzo è là? Cioè, non possono fare ste cose. Molla quello che stai facendo, perché ci sono dei piloti in cerca di sfida. Sembra roba seria, quindi vieni qui, ciao. No, non posso mollare adesso, Amy, non posso.